Ciao, in questo video parliamo di abitudini, ma abitudini applicate alla vendita. Il fattore critico di successo di questi anni nel marketing è proprio intercettare le abitudini più comuni dei nostri consumatori. Quando hai studiato le abitudini più comuni dei nostri consumatori, beh, che cosa devi fare? Devi entrare in quel processo, in quella sua modalità della manifestazione dell'abitudine. Come posso spacchettizzare questa abitudine e in che modo posso intercettare il momento giusto nel quale c'è il desiderio di utilizzare un servizio, un prodotto, una richiesta, quindi il needs. È fondamentale oggi che noi intercettiamo queste abitudini, quindi studiare i comportamenti di acquisto che oggi non ne senti più parlare. Tutti parlano di email marketing e di email massive, di campagne, funnel, che sono strategiche e fondamentali, ma il comportamento di acquisto rimane ancora l'elemento primario, cioè lo studio del pubblico, del nostro mercato di riferimento rimane l'elemento primario. Se io voglio vendere a quel segmento di mercato, devo capire i loro comportamenti di acquisto, le loro abitudini. Se riesco ad intercettare queste abitudini e riesco a facilitare l'utilizzo del mio prodotto in linea con quelle abitudini, e allora il gioco è fatto. Ti faccio l'esempio di Apple, il più famoso marchio al mondo, secondo me, in questo momento, quando Steve Jobs ha detto quali sono le abitudini più semplici dei consumatori. Il telefono. Il telefono di casa era la cosa più banale e l'abitudine più forte come neuroassociazione, quella che tu a uno squillo alzi il telefono e rispondi. E quindi ecco che ha creato il suo apparecchio telefonico con una semplificazione non tanto sull'utilizzo. Guarda che è molto sottile questa differenza, non tanto sull'utilizzo, perché comunque il telefono non è semplicissimo, ma sull'abitudine di rispondere al telefono. Quindi su un'abitudine di un fatto così consolidato che è stato devastante in termini di risultati, di numeri, cioè ha spopolato. E ce ne sono tantissime di abitudini che possiamo intercettare e che possiamo in qualche modo soddisfare con dei prodotti analoghi, a succedanei, insomma, con dei prodotti che possono in qualche modo entrare in quell'abitudine. Mi rendo conto che non è una cosa semplice quella che ho detto, perché è tutto un mondo studiare le abitudini, è un processo di analisi di marketing molto avanzata, ma iniziamo con qualcosa di più spinto. Non parliamo solo sempre e solo delle cose magari troppo basiche. Ok? Nel mio programma di marketing essenziale, dove hai veramente l'essenza del marketing, delle cose che servono oggi, tuttavia do molta importanza agli elementi tradizionali, un po' conservatori, del vero strumento di marketing che ha un impatto potentissimo sui comportamenti. Ci vediamo nel prossimo video. Ciao!